Italia, allora in Italia noi prima abbiamo assistito a un dibattito in cui miei cari cultori della gabbia, mio caro pubblico, avete perso. I no euro sono quotati 6%, la gente ha votato Renzi e quindi basta, avete perso. Questa è la morale della storia elettorale. Salvini non ha perso, c'è stato un effetto Salvini. Renzi ha vinto, ma non è che se in una partita stai vincendo 4-0, allora puoi prendere il pallone e segnare con le mani perché tanto stai vincendo 4-0. Le banche, io per esperienza diretta, stamattina parlavo con un imprenditore, alcune banche stanno ancora facendo strozzinaggio. Cioè stanno cercando di rubarti quello che hai risparmiato, gli immobili, le case, le aziende. Se sei fuori di un 30.000 euro e hai un patrimonio di 2 o 3 milioni di euro, se ne fregano. Perché quale vogliono banca, arrivare... Quale banca? Perché guarda, sennò così è un gioco troppo facile. Guarda, le banche... Facciamo... Faccio prima dirti... Posso dirti una cosa? Faccio prima dirti quale banca non lo fa. No, faccio prima dirti quali due banche si salvano. Però Mario, però ti dico una cosa. Noi ogni settimana raccontiamo storie di banche e ovviamente non possiamo... Perché la legge ce lo è, l'ufficio legale della Sera dice non potete mettere il nome della banca, però se vuoi ti faccio vedere tutti i filmati, togliamo i marchi... E tu sai qual è la banca? Sì. No, non le caso specifico, ti racconto mille casi di banche, perché ogni settimana lo facciamo. Ma giustamente l'ufficio legale della Sera dice non potete farlo. L'importante è la storia. Mario, dici che sei sorpreso. Dai, no, non è sorpreso. Dici che sei sorpreso. Su come si esce da questo. La campagna elettorale è finita, ma che c'entra la campagna elettorale però, è finita? Ma appunto per questo... la soluzione ai problemi. Ma appunto per questo, possiamo dire di fare un passo avanti? Ma facciamolo. Renzi ha vinto. Se bisogna recitare tutte le mattine il rosario in onore che Renzi ha vinto, fatelo. Io non lo faccio e me ne faccio una ragione. Detto questo, i problemi italiani sono ancora più gravi dell'altro ieri. Nessuno gufa. Ho due figli, ma io ti pare che io gufi perché tutto vada male? Semplicemente, secondo me, le ricette di Renzi e del Partito Democratico sono la morte di questo paese. Siete minoritari. Hanno preso il 40%. Siete minoritari. Siete profondamente minoritari. Sì, anche Galileo era minoritario quando diceva che il sole era fermo e la terra girava intorno e gli hanno chiesto di augurare. Poi, a volte i minoritari cambiano la storia. Io mi auguro che Renzi ce la faccia, ma quando Renzi mi dice io cambio l'Europa, me vende rit. Ma che ti deve dire, secondo Matteo? Che ti deve tu dire? Cos'è che ti devi avere coraggio. Devi avere coraggio, ad esempio, andare dalla signora Merkel a dire, sai cosa c'è? Di agricoltura si occupa l'Italia. Visto che di agricoltura non se ne occupa mai nessuno, di agricoltura ce ne occupiamo noi. Delle vacche, del formaggio, della pesca, non a ridiscutere. Di commercio ci occupiamo noi. Oggi abbiamo parlato anche di quel trattato che stava avanzando nei cassetti con le penne. Questo trattato di libero scambio con gli Stati Uniti, che rischia di essere una porcheria enorme, perché rischia di far invadere le nostre tavole dagli OGM, da tutte le schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. E io nella mia tavola voglio mangiare quello che si produce e si coltiva in Italia, perché non ho niente da imparare dal resto del mondo. Ad esempio, non esisterebbe più l'Europa, tant'è che la Le Pen è un'antieuropeista che dice cosa? L'Europa così non esiste più. Questa è l'opzione, ragazzi, che stai proponendo, la fine dell'Unione Europea. Se l'Europa deve essere una gabbia, inventiamocene un'altra e usciamo dalla gabbia. Secondo me, allora, fatemi finire.